Mo arriva, eh. Eccolo. Buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei è per prima al mattino vede. Hai urlato dopo solo, hai urlato dopo la festa, ma lo sia buono anche per te. Oh, Michelino, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno signora Franca! Come state? Signora Franca, da dove viene? Da dove viene lei? Io sono una che sta arrivando! Una buona giornata anche a lei, signora Franca! Buongiorno a tutti, che bella città questa, eh! Che cosa ne pensa, signora Franca, di questa città? È una bella città, veramente! Animata! Tanti bravi ragazzi! Mi dica, signora Franca. Buongiorno a tutti, ragazzi! Buone feste fatte! Andrea De Niccoli ti saluta! Ah, ciao Andrea! Siamo parenti noi due! Ah, allora sei Franca De Niccoli, sei! Franca De Niccoli, sei sotto la cugina di Franca! Ma dai, sta in feria! Come si chiama? Un paese da Umaretto, a Marrakesh, come si chiama? A Marrakesh! A Casablanca! E allora? Buongiorno ragazzi, buongiorno, good morning guys! Ah, Ciao, come vi siete fatti? Pieni! Come vi siete fatti? Buongiorno a tutti in Balella, auguri! Auguri di vero cuore a tutti quanti voi! Buon Natale, buone feste fatte! Siamo al 27, dice Belaghi, pesa pure noi, siamo così educati! Claudia, buongiorno! Sì, io sono venuto pure da oggi, già sarà Claudia Marciante, buongiorno! Michele Di Bari, buongiorno! Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, ben trovati, va seccando punto però, eh? Sì, è vero, Ci sei mancato, tu sei sempre impegnato, vabbè, è anche giusto. O che non fetto, che un altro. Beh, ragazzi, mi dovete trovare uno specchio per favore, perché qua quel si è rotto. Ma Kussen, meglio un panettone, va un cheesecake. Siete veramente stretti di. Stretti di stomaco? No, stretti. Passiamo di qua che non abbiamo mai passato. Non siamo mai passati da questo cibo. Sì. Io posso passare, io ho il pass. C'ho il pass. Ah, capè. Ma non è del barletto, cos'è droga? Hai droga. Scadenza! No, vabbè, sono tutti scaduti. No, non sto scherzando. È come un letto. Questi, chi ce l'ha, ce l'ha. Non è... No, veramente, no, a parte gli scherzi. Sono tutti scaduti. Dovevano fare quelli nuovi e non ci hanno ancora chiamato. E non ci hanno chiamato. Non ha avuto tempo. Chi ce l'ha, ce l'ha. Giunta Sanremo. Ruggero, buongiorno! Sì, mediatore, ma per un mediatore, Ruggero, a disposizione. Buongiorno signor Del Zio, buongiorno Giacomo. Forza San Benedettese. Stout. Buongiorno Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi, si ricomincia. Mengo un gruppo di attorno. La mafia, zio. Bel mediatore tutti quanti. Maffe. Vi siete strafocati. Si stanno già preparando per San Ruggero, lo sai. E quando è? Domani San Ruggero? No, Utrecht. Il 30, che dici vai a essere scorso? Io sono emigrante! Ah. Franca, stai zitta! Siedi, stai zitta e non parlare! No, volevo dire la mia! Ciao! Eccolo, vedi? Ho scelto che chiede che ha spesso di luminari, è una vita difficile, spesso di luminari, spesso da due. Questa è San Ruggero, vedi? La chiesa di San Ruggero. Questa è San Ruggero, sì.
buongiorno bambina, buongiorno Lella, la mia amica del cuore, la devo sempre salutare a Lella. Vero, sono a Saffir. Sì, sì. Che sei tu, sono a Saffir. Se si può prendere il tuo. No, dopo. È comunque, capo sono una bestia. No, vabbè, ragazzi, assolutamente. Gesù, ci sono parcheggiati. Ma devi parcheggiare. Però hai notato che dopo le feste hanno un po' sbandato tutti quanti. Ehi, paura, t'ho paura. Tu ci sei presentato con Franca. Ciao Palombino! Buongiorno miei cari amici, chi è questo costume? Franca la notte o Pepe di Bari? Pepe. Chi sarà chi parla italiano? Franca il rumore. Sei Franco, Pepe de Burr, Pepe de Burr, Franco Lariot, qualche volta Raffaele Lizzi. No, Raffaele Lizzi faceva di che sono. Come i fetti di Raffaele Lizzi, come ci ha fatto? Sì, ogni tanto. Facciamo la pubblicità a Raffaele Lizzi, quando non sapete dove dovete venire a dormire. State vacche. State vacche. Vedete, qui c'è il B&B Rack. Senza blocco. Scusa, c'è. C'è niente di questo sotto. Scusa, niente. No, stiamo cercando. Agostino, buongiorno. È il mio collega. Agostino, ci vediamo l'otto, Agostino. L'otto niente. Io l'otto rientro, Agostino, fate gli schiavi, lavorate. Sì, non c'è avrà le ferie, io ho un sacco di ferie, io sono raccomandato. Il giorno 8 rientro. Sì. O gli fuoco con sasco. Ufficialmente ritorno l'otto, sempre se Dio vuole. Sempre. Rita, buongiorno, quanta bella gente nuova oggi. Sì, quando è stato. Signor Di Bari, buongiorno, Michele Di Bari della Sardegna. Comunque a proposito ragazzi, da oggi chi non c'ha il pass di Barletta e Aveste non può essere più da Barletta e Aveste. Ah, sì. Allora questo lo dedico a te, signor Francesco, il primo pass di Barletta e Aveste è tuo. Associazione pass. E PES. PES. Salutiamo Don Sabino. Agostino ti amo, lo sai che ti voglio bene, Agostino. Questo lo possiamo usare anche quando ci vuole un mediatore. Sai perché? C'è una tina chiamata. Ok, ci vuole che è. C'è una tina chiamata, c'è fe. Pes. C'è di Triumph? Pes. Mio padre dice, mangiamo mando. Atana chiamata mando. Bravo. Perché ci vuole mando. E invece c'è il certo tuo mando tagliato. Ah, io sono venuto per mando, zio lì. Ci sei l'ultima domanda, ta manè. E usai quanta volta stanno i badoni all'ultima domanda? Ma mio padre. Maria Angelica, buongiorno, baci Barletta. Dalla Francia, è una nuova questa. Sì, baci, due c'è. Io sicuro che è francese. Ah, è una nuova. Maria Angelica, già il fatto che scrivi in italiano già è una fortuna. In questi giorni. Salutiamo sulla. Aspetta. Ah sì, questo è Peppe, che si vuole ricordare Sarugiro. Eh sì, Ruggiro, Sarugiro, come? Ma Sarugiro con te, dice Peppe bambino, dai, ma ne nasce un trello per aria. Ah, c'è il GBM. Tutta la roba buona, tu ci puoi sentire pezzo di. Come vi ho fatto una canzone che l'avevo detto che la volevo dedicare a tutte, ma proprio a tutte. Ecco qua, sentite questa canzone signori e ve la dedico con tutto il cuore. Bellissima, che se fosse più belle canzoni, Giro Pasolini, è una delle più belle canzoni di Giro Pasolini per me. C'è fatto un freschetto, da lì la giacchetta, te metto a mangiare.
c'è la femmina di San Gundre, all'essu mangei che scilla due. Chiove nave fritte, nante ferme, e i menene più belle du mondo, i tu va parli, tu paese da re. Che cinta corrire e venne a vedere in menenne di questo paese che ha tutti i problemi non potete avere Inter Milan come rose. Ciao Luca, auguri Luca. E in menenne più bello del mondo li trova a parlare tuo paese da re. E sa mare, ma non va a casvide. E sa te, c'ha passato di pure, c'ha passato di quando te vas, oh, può cucinare. Se blesse, tronto, blesse, tronto, se blesse. Infatti, un po' di ciuffe, dai dietro. O 30, o 10, o 30, o in finale, io cani. Busso, entriamo 25. Busso, 25, tutti in gioco. Yeah, Sopo viola c'è scinna a Natale, saluto a scuola, che scende e casino. Udici, eh? Comunque chi dice la parola non fa l'auto peccioles, no, l'auto peccioles, che non c'è a Gerudic, a Guarvari, a Burek Guarvari. Ma frate a te, se n'amora. Avanti, dici, vatti. Allora, ecco perché dico, sono, ciao, sono fortunato in amore, io sono fortunato, mi interessano dei soldi. E San Marei. E sa terra, e sa terra, e sa contento, tu si contento, quando te te vas, quando te vas, ragazzi, io svela, stai facendo dei gesti, stai quando te vas, scusa, è da un po', è da morto che non ti vedi, ma che sono questi gesti, quando te vas, è più bello del mondo, mi trovo a parletto, paese da re. E il marene più bello del mondo, il tuo papà e il tuo paese da re. No, ma non fece niente, ma ancora sbalanzato. Ancora faccio un po' che casa. Il problema è, ma scherzo, no, non la si ordina. Vabbè, dai, di fronte al tuo sorriso ponte, quando l'ho fatto la prossima come dici a macchina chi ti ho vista parcheggiare condannata dalla fretta e non lo so chi sei. Che bella sta canzone. Sono giorni che penso di essere, hanno fatto sì che questo sia c'è il ponte di Brooklyn. Vabbè, adesso questo diciamo chiuderanno a gennaio i pianti, lasciate casa, ma succede magari per favore, cioè, facciamo un appello oggi è 20... seriamente, no, ragazzi, seriamente oggi è 27 dicembre 2017, stanno chiudendo a Besciamo, stanno facendo l'interruzione sul viandre, sì. Ok? Seriamente, seriamente. Forse qualcuno non se n'è accorto. Su via Trani, l'accesso su via Trani vicino alla cementeria dalla zona industriale è diventato un accesso impossibile. Quindi qualche scienziato che sta via Municipio andasse a vedere cosa succede all'intersezione fra la
zona industriale alle spalle della cementeria e via Trani, c'è una stradina piccola, non so manco come si chiama quella strada. Là è impossibile uscire su via Trani da quella strada, è impossibile. Sono d'accordo, sì. Qualcuno andasse a vedere, tu, abbiamo detto l'Arios, questo è l'Arios, Largo Ariosto, dove si giocava un pallone alla grande, dove si accedevano i questi. Io giocavo sopra il Zapatour e qua l'Ariosto, tenevo 14 anni. Mamma mia, in porta giocavi qua? Porta, giocavo. E tu facevi un muovere, peraltro, ma struppiavi. Mia madre mi metteva le foglie di dell'albero dei fioroni sulla coscia, perché mi strisciavo la coscia. Sulle, il portiere. Il portiere. Si fanno sempre le si chiamano chi, giusto? Il portiere, non un giro, il portiere aveva fede. Ah, ma aspetta, poi li chiamano anche Anonnetto. Sì, è vero? Sì. Anonnetto. Mi sono spiegato, ragazzi? Beh, andiamo a trovare... l'intersezione. Andiamo a trovare il preside Di Miccoli. Di Miccoli, Di Viccaro. Di Viccaro, è stato chiuso. Andiamo direi, gli facciamo un'intervista al grande Antonio Di Miccaro, vediamo ancora meglio. Non c'è la macchina, non c'è la macchina. Lo trasse e facciamo un c'è. Abbiamo trasso pure in due Garroni oggi. Ancora non hai capito niente. Garroni, un saluto a Antonio Di Miccaro. Un saluto al preside Di Miccaro. Un leader. E non ho segretario, che ha avuto un chin in me. E dai! E ce l'hai dice un bel, me la fragri. E me la fragri. C'è, ma è Natale! E me la fragri! Mi veniva perché ha fatto sempre abuso di potere a molte persone che non c'entravano niente. Vabbè, non ne parliamo, dai. Ma beve il Natale, no, io quando con cattività le dice. E allora è vero quando ti dicono oggi per favore ragazzi ci hanno fermato al bar, Ah, e vi salutiamo il nostro amico. Salutiamo il nostro amico Marco Pedico, ti salutiamo e ti abbracciamo. Ci hanno fermato al bar, abbiamo fatto il caffè assieme, abbiamo fatto un incontro politico. Ma il politico è una parola grossa. Loro sono perché mi curesti. Comunque il movimento Barletti della Vesta è già in azione, poco dicevo da voi. Ci stiamo muovendo. Stiamo cercando i candidati, dobbiamo cercare i candidati. I candidati maschi, giusti. No, stanno mezzi maschi, mezzi femmine sono. Eppure di tutti i colori. L'importante è che vogliono aprire la nostra città. Perché volere bene la nostra città significa... Venite alla sede che stanno 50 euro. 50 euro, vi diamo mezzo 50 euro. A stazione, se veniamo eletti, ti do un'altra 50 euro. E sono d'accordo. A metti dove 50 euro, a metti. A metti, a ben maleno. Non ci sono problemi. Io non ti dico 50 euro. Io? No. E c'è pagare. Pensa proprio questo, che mi sono 50 euro che pago un fit. Che dovevi? Ne. Vai. Vai, bello. Io che sto che si parlo tutto, mi fermo. Riunione politica oggi, riunione politica. Infatti Roberto ha aperto il bar, perciò un fumo da Ashiz. Penso mi ha chiuso tutto un locale. Vabbè, che cosa avete trovato nel panettone? Che regalo avete avuto? C'è regalo avuto? Niente. Io ho ritrovato la mia famiglia. Veramente una bellissima cosa, abbiamo fatto grazie a mio fratello Pino. Eravamo 35 persone, tutti fratelli, sorelle, tutto zio, i nipoti, tutto. Ciao che chi vuole. Mi fa piacere ragazzi. Allora, quindi tu fino all'8 rientri, quindi fino all'8 dobbiamo fare un buon giorno, l'8 e mezzo, no, le 9. Sì, 8 e mezza, 9, ci diciamo che anche perché la gente non lavora. Non lavora, la gente non va a scuola e... Quindi sta a casa, indolito, si va di cosa. Se poi abbiamo da fare qualcosa, la facciamo. La facciamo, eh? Ci mancherebbe. Tutto pronto, ragazzi, tutto pronto per le elezioni, stanno preparando. Il frutto è 75 centesimi. 75 centesimi, eh? Però 75, io caro, non sono 50. Ma te li alzi di prezzo tu quello? Amore, io c'è 27. Hai una belle feste. Hai una bascecchia di cosca avanzata, non parlo di quel... qualcosa che sono andato in esupero. Hanno mangiato tutto. Tu dici che hanno speso un sacco di soldi italiani, lo sai? A mangiare? Hanno speso più di 20 miliardi di euro. I tremano allora. Beh, diciamo che è la festa di tutti, che... Uno, stringiamo la cinta e
Va bene. Allora, il gate come va? Ah, grande, Sergio e Giorgio sono rientrati, oggi facciamo ancora lezione. Quando mi fai quel buongiorno in inglese? Ehi, Sergio, si sta tornando tardi, oggi alle 5 fa la prima lezione, però lui vuole venire, in questi giorni dietro. Facciamo un vediamo se lo facciamo un pomeriggio. E pomeriggio poi non ci segue nessuno. Chi non ci segue nessuno? Io non lo so, Lello, tu Luca lui si può parlare tra le Postino! Come va, Postino? Auguri, Postino! Ha divenuto un uomo di questo, ma come si chiama? Ci può mascare? Questo si chiama Carmine. Mascare da bove? Ehi, qui ho il gemello, ho frate del regino. Ancora il regino? No, è Carmine, ora mi ero curato perché il regino è più gusto. Ah, Viale Marconi! Ah, Future Center, per favore, l'altro giorno sono venuto al Future Center. Qualcuno che ha organizzato l'incontro ha fatto una brutta figura. E c'ha bravo. Perché l'incontro con Google Italia non c'è stato. Alle 3:30 c'era la diretta, non c'è stata. Nessuno ha avvisato. Come al solito, facci tu un pezzo più lungo. Da game. Da game. Va bene, ragazzi, va bene. Non vi preoccupate, Lello. Chi si hanno scandato ancora tutto? Mettemi da Fosid, Lello. No. Che hanno scandato. No, vabbè, non vi preoccupate, vi lascio i voti a voi. L'importante è che volete bene la nostra città. L'importante è che hanno fatto il consiglio comunale l'altro giorno, stessa pagliacciata. Ancora? Sì, sono arrivati 2 ore dopo, non stavano show. Vergogna! Dai. Vergognatevi! Ma io voglio capire, ma al di là del vergognatevi! Ah, vedi che bello che sì, spesso qua il per un pullman. No, non facciamo manovra, capè? No, vabbè. Vergognatevi, non si sono presentati, manca il numero legale, 2 ore dopo hanno fatto la contestazione fra di loro. Vergognatevi! Comunque, veramente. A casa. Io quello che dico, per chi si mette candidato la prossima volta, cosa hai fatto in questi 5 anni? Mi fai vedere, per favore? Meriti di stare nella lista una alla volta. Noi dobbiamo fare l'elenco di tutti i consiglieri di qua. Io nemmeno li conosco tutti, vedo le facce. L'elenco dei consiglieri e degli assessori, che cosa hanno fatto in questi 5 anni? Ah, a proposito, prima che me ne dimentico, ho visto un bel Gissallora l'altro. L'ha scritto quello è il vino. No. Io so tutta la storia, non voglio parlare perché non mi interessa dare pasto a tutti quanti, ma sta cosa perché la privacy è privacy. Però sarà candidata. Armonia, che bella pubblicità di Armonia, subito, che cos'è? Oh, che bella Armonia, hai visto che bella Armonia? C'è il numero. Ti piace quella. Sì. Il numero tuo, il numero da quello. Io ce l'ho io il numero. C'ha c'è. Che cosa fa? Cosa vende? Ma quando cosa vedi panettone? Buone feste! Buone feste! Buone feste proprio, ne esce per. Fai vedere, scusa, uno vuole vedere. Cioè, che cosa puoi dire? Ah, le scarpe, i tacchi delle no, scarpe. No, le scarpe o le mutande. No, chi le costa? Dai, le scarpe. Non è che può. Verde, come? Non è che può. Non è che può sbagliare. Non è lì, ho i scarpe, poi. Ho lo slip. Venga mutanda, si può dire. Perché quindi? Sono mutanda, non è che sto dicendo qualcosa di male, dai. Tu sai che hai scelto la Umercut? No, sono ben interessante. Quando gli dai le mutande? Signora, a voi 5 euro. Per atta messo, un quattino. E il reggiseno, quando me lo dai? Signora, costruiamo 7 euro, voi madre di 5. Lo scopo. E c'è mi alzo pure il gippetto per invece di mutenda. Lello, ma devi dire barzellette nuove, queste sono barzellette di 40 anni. È uscito il discorso, hai capito? Vado, Lello, 40 anni, che sono 35 anni, cioè perché. Ma queste barzellette racconti ancora? Ne è il pirata! Salvatore! Salvatore, sei in diretta, volevo salutare Vini Cassano, il mio amico del cuore. Sta sano, facci tre idee fisse. No, sta sano. Ciao. Ciao. Grande indirista, spiegata. Poi c'è da tavola. Ehi, per me è impossibile. Ehi, è indirista proprio. Allora, lei veni a trovare. Salvatore, Gil.
Pensi lupo che quando partista ha un scudetto un 5 match. Io stavo là. Dice che stavi là, io dopo cosa stavo per un paese, faccio di chi di chi. Per dimenticare. A canna sono attivo. Per dimenticare. YouTube. Il YouTube dice no, 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 non si può perdere lo scudetto. Stavo io quel giorno, stavo io quel giorno. Sono rimasto seduto, sono stato rimasto seduto 2 ore dopo la partita. Ma tu hai sport parco di Sì, sì. No, 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 qua no. È vero. Vai dalla parte. No, no, era una... Quindi mi raccomando, ragazzi, i consiglieri comunali che stanno facendo gli auguri, buon Natale, tutto qua, non si sono presentati anche stavolta, 2 ore di ritardo, fanno il numero legale, fanno le pagliacciate. A vest, ragazzi. A vest. Fate le persone serie, non fate i buffoni. Vabbè, dai, non rimani cacci da sé, che è un peccato. Avete fatto i consigli comunali senza presentarvi. Fate le zaganelle. Sai che a Bari zaganelle che significa? Sì, sì. E le... I zanzari. No, le piccole litigate di cortile. E poi facciamo l'augurio al grande Marcello Lanotte che si è sposato, felicemente sposato. Si è sposato? Sì, si è sposato il 23, mi pare. Auguri Marcello di vero cuore, un mio amico Marcello. Grande Marcello, a Bari. In trasferta. Bene ragazzi, vi auguriamo, sì, vi auguriamo una buonissima giornata, un buon 27 dicembre 2027. Non fate i bravi. Ce ne sta scivo 2017, tante picche. Tante picche, che si elencava non potevi leggere 2018 con calma, senza fretta. Auguri a tutti. E ragazzi, io lascio a Franco e a Franca. Franca, allora scendo pure io, scendiamo qua. Vi auguriamo una buonissima giornata, tutti quanti insieme, Barlit. E a vest. Ciao. Fai vedere il pass. Voglio ce ne di trio. Ce ne di trio, facit pass. Ciao. Boom.